Ciao, allora seconda volta che giro il video perché poi Bota aveva fame, quindi oggi vi parlo di questa borsa. Viene da Alibags, allora vi spiego. Innanzitutto Alibags, la fondatrice è Chiara, io la conosco dai, mi sembra, i primi anni di liceo, e perché andavamo al mare nello stesso posto. Mi ha contattata, mi ha chiesto insomma se volevo collaborare con loro e dare comunque un po' di visibilità, e quindi ecco, io ho accettato, quindi la borsa me l'hanno mandata, non ho pagato nulla, neanche la spedizione, l'ho fatta spedire in Italia perché non volevo gravare ulteriormente, no? E a me l'hanno portata i miei il 21 luglio, quando sono venuti per il parto, insomma, e quindi è da luglio che l'ho usata, siamo a inizio novembre, l'ho usata abbastanza e vi faccio insomma è una recensione di come mi sono trovata io con questa borsa. Chiara è stata gentilissima, ma da quello che so non è stata solo con me, anche con altre ragazze che hanno collaborato, cioè, perché veramente veramente brava Chiara. E c'era un modello che a me piaceva, il modello si chiama Jam, J-A-M, come marmellata, no, in inglese, e però non volevo quel colore, quindi lei, quando è andata dal distributore, mi ha fatto vedere i colori che c'erano e mi ha fatto scegliere. Alibags è un sito di borse made in Italy in pelle, e sono inspired, quindi riprendono borse che sono di marchi più costosi. Già ho fatto un video di borse inspired, perché io non le disprezzo, anzi le trovo, soprattutto se made in Italy, appoggio tantissimo questa, insomma, l'idea. E a me personalmente poi servono anche per vedere se un tipo di borsa mi piace, cioè c'è un tipo di borsa che mi piace, costosa, cerco la inspired, vedo se la uso, se la sfrutto, e così so se risparmiare, investire per la vera, insomma, per quella più costosa o meno. Alibags è registrato alla Camera di Commercio, quindi fa fattura, fa tutto, ok? No, non è in nero. Come tanti su Facebook che invece lo sono. Dunque, la borsa che ho scelto alla Jam è questa qui. Aspettate che l'ho rintorcinata tutta, ho rintorcinato tutta la catena, scusate, ma se non facciamo queste figure non siamo noi. Eccola qua, la tracolla lunga, ed è questa qui. Questa riprende il clutch della Valentino Rockstad. Scusate, ho sbagliato. Non so se si può apprezzare bene il colore. Vediamo se accendo la luce dietro. Ecco, sì, questo è il colore. È un grigio chiaro, molto bello. È dorata, ci sono quattro borchie qui dorate, anche questa qui è dorata. Dietro si presenta con una taschina, la tracolla è lunga ma c'è il trucco, e c'è questo pezzo che va sulla spalla che è un po' imbottito e comunque è in pelle, quindi non vi segna perché non è la catena. Si può portare a tracolla, quindi portata di lato, portata proprio a tracolla, o se no si può agganciare, non è amovibile la tracolla, questa qui, la catena, però ha dei cosettini qui, cosettini, e si possono attaccare. Vediamo, questo si attacca e la borsa diventa più da sera. Si può portare con le catenelle fuori o aprendola, si apre così, ve lo faccio vedere, questo qui vedete, uno solo si muove di due e si leva il pirulo. Ci sono i buchi qui lateralmente, c'è la cerniera, ci sono i buchi. Quindi se volete questo lo mettete dentro al buco, uno da una parte e uno dall'altra. Aspettate che
adesso me lo metto un po' alla meno peggio, e la vostra borsa che potete portare magari la mattina la potete usare la sera come pochettina, o anche come borsa se andate a qualche cerimonia, anche si può usare così questa borsetta. Parlando della borsa in sé, di come è fatta, di cosa c'entra, allora è pelle, è bella resistente, è tipo una saffiano di pelle, è proprio bella dura. Non dà segni di uso, eppure io l'ho usata tanto, la uso appunto, diciamo che da agosto, quindi agosto, settembre, ottobre, 3 mesi, usata una cifra di volte. È comoda, questa chiusura è comoda anche da aprire con una mano, perché fai così e poi tiri su con l'altro dito. Aspettate, mi scivola, fai così e tiri su. Ah, perché era già aperta, ecco perché non ci riuscivo. Stupidona, la Gigi è stupida. Ecco, scusate, perché mi scivola tutto il tempo. La tirate così e aprite. È comoda da aprire anche con una mano, quindi io col passeggino in una mano lo posso fare tranquillamente, però si nota quando si apre, quindi è perfetta quando vai in metro, te ne accorgi che te l'aprono. Tra l'altro, se te l'aprono, poi dentro c'è un'altra cerniera, quindi è un bel po' di fatica quella che devono fare, o sei proprio rimbecillito o insomma te ne accorgi. La cerniera si apre, io adesso l'ho riempita proprio al massimissimo che sta scoppiando. Qui dietro, prima della cerniera dentro, faccio vedere qui dietro, che è la parte che rimane addosso al corpo. Io normalmente metto la carta d'identità, eccola qua, con dentro il documento spagnolo, e poi metto le carte, insomma. Mi si è rotto il portacarte, non l'ho più ricomprato, quindi per adesso vagano qui dietro. Scusate, normalmente io uso il portafoglio normale, però è grosso. Quando uso questa le devo togliere le carte. Quindi dietro metto queste cose e basta, nient'altro. Poi qui apriamo lo scompartimento e c'è la cerniera. La cerniera, se volete, qui dietro c'è il perulino. Se la volete aprire del tutto, vedete, questo esce fuori e la potete aprire del tutto, ma comunque già fino a qua e con questo messo dentro già potete prendere bene le cose. Io l'ho riempita proprio al massimissimo, quindi scusate, vi faccio vedere quello che ho messo. Allora, c'è l'entrata, pacchetto di salviettine, salviettine delicate rinfrescanti, una pochettina. Qui dentro io ho un pacchetto di gomme alla cannella, un pacchetto di fazzoletti, un set costurero, quello insomma per ricucire le salviettine, quelle anticoso, ho degli elastici, ho una cifra di cerotti, ma proprio tanti cerotti, di set per ricucire ce ne ho 4, insomma ci sono un bel po' di cose qui dentro. Ah, tenete conto, scusate, non l'ho detto, che il tarchetero normalmente ci metto pure i soldi in contanti. Adesso li metto comunque nella taschina. Poi ho il telefono. Il telefono lo metto comunque lontano dalla taschina in fondo, perché non sia mai che si smagnetizzi le schede, le tessere, le carte. Questo, vedete, il sito è questo, alibex.it. Questo è uno screenshot che mi aveva mandato Chiara, alibex.it, e questa era, vedete, costa 49 euro. Questa era quella che era sul sito, ma io non volevo questo colore, volevo un colore più sfruttabile, volevo bianca in realtà, non c'era, ma grigia perfetta. Poi il telefono, poi ho questo mini set di lima e cosetto d'arancio, ho le chiavi di casa, sotto in fondo c'è una penna con un piccolo blocco, con un piccolo quadernino se devo segnare qualcosa, qualsiasi cosa. E poi c'è lui, questo qui è l'aggeggino a mano santa, me lo regalò un sacco di Natali fa Martina Sderi,
Questo si attacca, si mette su al tavolo e qui ci attaccate la borsa, è comodissimo. Ed ecco, la borsa è vuota, finita, finito, non c'è più niente. Che dire, io mi ci sono trovata veramente, sto a riposo un po' la schiena perché io mi ci sono trovata veramente bene. E il pacco è arrivato in un paio di giorni a casa di nonna, era ben imballata, aveva le plastiche per le plastiche, aveva la plastica per coprire insomma i pezzi, questi qui, in metallo. C'è un'altra borsa che mi piace. Adesso sto un attimo risparmiando, devo un attimo gestirmi bene. Però c'è già una borsa che io vorrei molto, che praticamente è, si ispira alla Nightingale di Givenchy. È color rosa, un rosa chiaro, è bella. C'ha, si porta quella lì che dico io, si porta sia a, a mano, a braccio, che ha la tracolla un po' più lunga per portare la spalla, che per me è fondamentale ormai sbadigliare mentre faccio i video, no, per me è fondamentale ormai che siano una tracolla o a spalla almeno, perché il passeggino poi c'ha la cosa tutta intera e quindi con le borsole al braccio. Comunque, dicevo, questa borsa mi sono trovata benissimo, dopo 3 mesi la chiusura funziona bene, perché no, la chiusura è fondamentale e non mostra neanche un segno di usura, è spettacolare. Guardate, questi sono gli angoli che normalmente, poi è una borsa chiara, non si è neanche macchiata con i jeans né niente. Comunque la pelle è tipo saffiano, se ci casca sopra l'acqua le cose non succede nulla, asciugate e via. E tra l'altro con questo tipo di pelle è anche facile pulirla, se con i jeans molto scuri, se magari se si trasferisce un po' di colore si pulisce facile. Niente, questa è la borsa che io ho scelto, questa è come mi ci sono trovata, che è benissimo, è comoda e niente, date un'occhiata, magari trovate qualcosina che vi ispira. E che dire, non lo so, auguri, in bocca al lupo, augurissimi a Chiara per questa nuova strada intrapresa, un baciotto ai pupotti. E niente, al prossimo video, si è svegliata, ciao ciao.